Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Un video estivo per raccontarvi una curiosità legata al famosissimo marchio Apple. Sapete tutti che il marchio della Apple è associato al logo di una mela morsicata. Ma da dove deriva dunque questa mela morsicata? Tra mito e leggenda vi racconto le 5 ipotesi accreditate legate alla nascita di questo logo. Ipotesi 1. Quando Steve Jobs e il suo socio Steve Wozniak lanciarono il marchio Apple, lo abbinarono ad un motto, ad un claim, Bite that Apple, dove bite, bite, morso della mela, voleva lasciare intendere che fosse facile e amichevole l'approccio a un dispositivo Apple tanto quanto mordere una mela. Seconda ipotesi accreditata, la mela frutto primordiale come fame di conoscenza. Terza ipotesi, affascinante per me, la più affascinante, un omaggio al padre dell'informatica moderna e della crittografia, Alan Turing. Mente eccellente, vi suggerisco anzi il film a lui dedicato, The Imitation Game. Ebbene, Alan Turing, pur nella sua genialità, venne osteggiato per la sua omosessualità. Consideriamo il periodo 1954, in quell'anno si tolse la vita dando il morso ad una mela intrisa di cianuro. Quarta ipotesi, una delle più semplici, durante una riunione, una chiacchierata, Steve Jobs con Steve Wozniak vide lì nei pressi proprio una mela morsicata, lasciata lì, e allora è stato così ispirato. Quinta ed ultima ipotesi è quella che insomma vede Steve Jobs in quel periodo della sua vita improntato ad uno stile di vita vegetariano, dunque basato largamente su verdura e frutta, e la mela in qualche maniera era semplicemente il frutto che più gli era di gradimento. C'è poi un'ulteriore ipotesi che non trova riscontro, legato al fatto che la mela Apple è stata citata da una delle più famose band al mondo, quale i Beatles. Quindi sia nella copertina di un album che nella canzone, in una canzone che richiama proprio Apple. E insomma, tante ipotesi interessanti, tutte con, come dire così, quest'allure, no? Quest'aura tra mito e leggenda. Condividete questo video con i vostri amici, familiari, con chi pensate sia interessato a saperne un po' di più. E allora, aggiungo ancora, il logo della Apple persiste ed è quello che conosciamo, pensate, dal 1977, affidato alle mani del grafico Rob Janoff. Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.